Buonasera a tutti, benvenuti come di consueto al webinar del lunedì alle ore 18 di investire.biz. Oggi un webinar molto molto particolare perché tutti i partecipanti, o più che i partecipanti, i relatori, diciamo, di questo webinar sono in una località di mare. Infatti, io con Riccardo Zago siamo qui a Malta, presso la sede di investire.biz in mezzo al Mar Mediterraneo, e poi con noi oggi ospite, un graditissimo ospite, un trader, uno scalper professionista, Giancarlo Prisco. Benvenuto Giancarlo. Buonasera a tutti voi, un saluto da Cadice, Andalusia, dove il tempo Esatto, praticamente è sempre fermo. esatto, esatto. Infatti il mitico Giancarlo Prisco, vi faccio vedere dov'è, perché è sempre molto molto interessante vedere. Pensate che Giancarlo, originario, è italiano, del sud Italia di Sarno, se non sbaglio, Esatto, ed sì. è andato a vivere qua, a Cadice, che è questa specie di isoletta bellissima, in Spagna, vi faccio vedere, vicino a Gibilterra, praticamente in Andalusia. Siamo nel sud della Spagna, quindi noi siamo qui, io e Riccardo, che tra l'altro, ecco Riccardo, non ti ho ancora fatto salutare tutti i nostri amici. Ecco Buonasera a tutti e grazie ancora per l'invito e un qua. saluto a Prisco. Grazie, caro, anche a te. Ecco qua, noi siamo a Malta, siamo qui in questo momento e stiamo parlando con il nostro Giancarlo, che appunto è a Cadice. Cadice è un posto davvero magnifico, davvero un posto bellissimo, perché c'è un Io mare vivo qua vicino, stupendo. Luca, vedi? La foto di prima, vivo qua vicino, vedi? Vediamo. Facci vedere che così se poi alla gente non piace il corso sappiamo dove venire a prenderti. Qua, vedi, nel parcheggio abusivo. Non sto Nel scherzando. parcheggio abusivo. No, ecco, la cosa bella appunto di questa situazione che sei venuta a creare appunto è che noi stiamo facendo benissimo, tra l'altro, in questi giorni il lavoro del trader da Malta. Giancarlo lo fa dalla Spagna. La verità è appunto che questo lavoro è probabilmente uno dei lavori più belli del mondo anche per questo, perché ti permette sostanzialmente di farlo da qualsiasi parte del mondo. Chiaramente bisogna essere un po' organizzati, non è che proprio si può fare semplicemente con un telefonino. Perché sia qui che a Cadice siamo organizzati con una discreta trading, però insomma con un computer e una discreta connessione a internet si può davvero lavorare ovunque. Allora, diciamo subito come mai Giancarlo è ospite questa sera. Giancarlo è ospite perché a breve si terrà il suo corso sullo scalping. Io, come ho già detto nel video che abbiamo fatto oggi su Facebook, io e Riccardo, non sono mai stato un grande fan dello scalping perché ho sempre preferito un'operatività più di ampio respiro. Però devo dire che da quando ho conosciuto Giancarlo, che si occupa solamente di scalping, ho visto dei risultati così interessanti che ho pensato appunto di ospitare un suo corso sul nostro sito. Giancarlo, raccontaci un pochettino, senza entrare troppo nei dettagli, di che cosa ti occupi, che cos'è lo scalping e come fai tu a portare via i soldi al mercato. Ok, diciamo che questo è stato un percorso abbastanza lungo, 3 anni di lavoro. Ecco, qualche anno fa fui invitato da una collega americana a gestire una sala di trading qui, diciamo con sede negli Stati Uniti, chiaramente online sul DAX. È sempre stato uno dei miei indici preferiti e poi da lì ho cominciato a studiare, diciamo, quali erano, diciamo, i motori che potevano dare, diciamo, indicazioni chiare su come entrare e quando non entrare. Quindi principalmente quello che ho fatto è, anche grazie, diciamo, a tutti i trader che ho conosciuto qui, capire un po' un sistema che ho personalizzato con l'ausilio dei volumi.
I volumi professionali non è propriamente una tecnica, perché questa è una cosa che poi nel corso spiegherò, è stata inventata praticamente negli anni 30, quindi è una cosa antichissima. Immaginiamo che in quegli anni non c'era né un computer, non c'era internet, non c'erano cellulari, c'erano solamente le telescriventi e quelle famose lavagnone che abbiamo visto in qualche foto su Google. E realmente la realtà è una sola, cioè quello che ho imparato e quello per cui qui sono diventato bravo e famoso è perché riesco a capire perfettamente come la manoforte, cioè realmente i creatori del mercato, che poi la parola giusta è questa, cioè chi crea il mercato veramente manipola e muove i prezzi per cacciare tutti gli stop di noi poveri piccoli trader. E qui diciamo la mia fama è cresciuta perché realmente perdite praticamente inesistenti perché ho un piano di trading molto, molto duro, molto ferreo, orari di lavoro proprio scanditi al 100%, perdita massima e guadagno massimo giornaliero stabilito e quindi ho capito che poi allora diciamo la realtà dei fatti è che per essere un bravo trader bisogna essere bravi a guadagnare nel tempo. Allora lo scalping chiaramente è difficile, però lo scalping ha un doppio vantaggio. Il primo è che possiamo fare dei guadagni interessanti. Nessuna tecnica di trading ti può far guadagnare quello che fa guadagnare lo scalping nei tempi in cui lavori e soprattutto diciamo la ragione per cui ho intrapreso questo lavoro è che il tempo è la moneta più preziosa che abbiamo, per cui lavorare un paio d'ore al giorno e poi avere il resto del tuo tempo per fare ciò che ti piace realmente non ha prezzo, ecco. Poi è chiaro che diciamo le ragioni per cui vivo qui sono un po' più ludiche, nel senso che mi sono innamorato di una spagnola, tipica situazione all'italiana, e sono sposato con questa meravigliosa donna che Luca presto conoscerà già da un anno, per cui diciamo il motore mio per cui ho fatto il trading era una donna, ecco, questa è un po' la storia della mia vita, sempre le donne in mezzo a fare casini. Poi qui diciamo sono stato bravo a muovermi nell'ambiente, adesso collaboro, conosco i migliori trader della Spagna in tutti i campi, per cui diciamo che come si suol dire, come dicevano nell'antica Roma, no? Nemo profetia in patria esset. Il fatto di un italiano che viveva qui, che faceva trading, ha incuriosito, poi ho avuto modo per farmi valere, quindi sono arrivato, diciamo, a reinventarmi una vita a 32 anni, adesso ne ho 35, per cui non posso dire di essere veramente contento di quello che sono riuscito a ottenere. Concludo dicendo che chiaramente nel trading non bisogna mai fermarsi, diciamo il trucco è quello di lavorare con molta umiltà e passione e di non arrendersi, è un lavoro molto difficile, non si mette in discussione, però realmente dato i tempi credo che sia qualcosa che se riusciamo a gestirlo bene si possono veramente fare dei cambiamenti molto importanti nella tua vita. Ecco, la cosa appunto interessante, Giancarlo diceva che si è fatto conoscere in Spagna, tant'è che gli è stato attribuito l'appellativo di Lupo di Cadice, e infatti il nostro mitico Mattia ha inserito nella grafica del corso proprio un lupo stilizzato, proprio perché in Spagna Giancarlo è conosciuto come il Lupo di Cadice. Giancarlo, non ti rubo troppo tempo, ma raccontaci un po' quello che è il programma del corso, come verrà strutturato il corso, cosa ci farai vedere e soprattutto che cosa sapranno fare gli amici che decideranno di seguirti. Allora, Scusate, prima di partire vi mando nella chat un video dove c'è Giancarlo proprio che fa scalping in modo tale da capire a grandi linee, insomma, come opera. Quindi dovrebbe essere arrivato in chat a tutti. Scusami Giancarlo per No, non ti l'interruzione. preoccupare Riccardo, ci mancherebbe. No, ma allora, il programma diciamo verte su due elementi fondamentali. La teoria di Richard Wyckoff, che praticamente è stato il primo in assoluto a inventare, tra virgolette, la massima della vita di un trader. Ecco, lui aveva capito già negli anni 30 che per riuscire a guadagnare in borsa come piccolo trader dovevamo capire i movimenti
delle manoforti, un concetto che tutti conosceranno. Il problema è che lui ha capito esattamente come farlo. Ecco, allora quello che noi andremo a spiegare poi nel dettaglio, mi è costato molto lavoro perché ho dovuto fare una marea di grafici con esempi di questi giorni, ecco, non cose del 2016, ho creato esempi addirittura con la sessione del venerdì. Ci saranno molti grafici dove spiegherò essenzialmente il fulcro, diciamo, di quello che vi cambierà la vita quando vorrete tradare gli indici. Il primo è capire la teoria di Wyckoff e poi le evoluzioni che hanno fatto, in particolare tre suoi discepoli, perché poi chiaramente la teoria è stata ripresa e, come qualsiasi teoria, è stata poi adattata ai tempi nostri. Quindi parleremo dell'evoluzione del mercato di Pruden, secondo gli insegnamenti di Evans, che era il discepolo favorito di Wyckoff, e poi le cinque regole di Schroeder. Chiaramente buttato così è un po' difficile, però realmente quello che vi farò vedere sono esempi che poi andrete a trovare tutti i giorni nei grafici, e chiaramente la specifica che devo fare, a parte diciamo, è perché lo facciamo solo sugli indici, poi lo spiegherò nel corso. Lavorare, allora, i volumi possono essere utilizzati in tutti diciamo, gli strumenti, senza ombra di dubbio, chiaramente con time frame adeguati allo strumento. Ad esempio, fare scalping sull'ora 1 minuto è un suicidio, giusto per fare un esempio. Ecco. Io mi sono concentrato sugli indici per una ragione molto semplice, perché l'unico mercato veramente regolamentato è proprio quello degli indici, perché il mercato del Forex, l'unico problema che ha una marea di volumi. Sappiamo, ad esempio, che l'euro-dollaro solamente in base giornaliera ha 2-3 trilioni di dollari di scambi. Ecco, l'eccesso di volumi non ci permette di lavorare a time frame bassi. Chiaramente qui parliamo di fare scalping, per esempio sul DAX, vi farò vedere come fare scalping a 1 minuto, sul Dow Jones a 2 minuti e sull'S&P a 5 minuti. Chiaramente ci concentreremo un po' di più sul DAX, ma la teoria che vi andrò a insegnare non potrete applicarla praticamente in tutti gli indici. Chiaramente faremo delle distinzioni. Perché ho preso questi tre indici? Uno, perché sono quelli dove c'è maggiore partecipazione, soprattutto sul DAX, sul Down, sull'S&P c'è proprio la maggiore partecipazione degli operatori. Chiaramente mi potrete anche nominare il FTSE MIB, però chiaramente il FTSE MIB, come l'IBEX 35, è un po' più lento per questo tipo di operativa. Però, ripeto, poi, una volta capito i concetti, potrete applicare nel tempo questa operativa su tutti gli indici che volete. Realmente ho messo anche degli esempi sull'oro, sul petrolio, per farvi vedere anche, se vogliamo tradare su livelli, diciamo, cioè su altri strumenti, ci sono anche possibilità di farlo. Vi farò vedere proprio degli esempi chiarissimi, però i tempi sono completamente distinti. Io qui mi occuperò di scalping, e specialmente scalping sugli indici. La teoria, come detto, può essere applicata su tutti i livelli, dipenderà, diciamo, su quello che volete attivare. Anche sull'azionario si applicano i volumi, però chiaramente qui Luca sicuramente risponderà molto meglio di me. Le accumulazioni o le distribuzioni che vengono fatte su un'azione possono durare mesi, e quindi lì si applicano in un altro modo, tant'è vero che Wyckoff lavorava sull'azionario. Il metodo è stato poi rimodulato su altri strumenti, e poi piano piano, diciamo, cioè, ripeto, non c'è una regola, cioè quello che vi vado a insegnare è quello che dovete sapere quando dovete operare. Io sono cioè, diciamo, io mi sono specializzato nello scalping per una ragione semplicissima: preferisco guadagnare 200-300 euro, per dire, in mezz'ora, che stare una giornata intera per farla. Cioè, io la vedo così. È chiaro che i rischi aumentano, è chiaro che per arrivare a certi livelli bisogna lavorare veramente tanto e fare molta pratica. Non vi voglio raccontare bugie, perché qui non si possono raccontare bugie. Io quello che vi insegnerò è che, se usate un criterio che io vi insegnerò, potete veramente portarvi a casa una cifra interessante ogni giorno, con una perdita veramente minima, a patto che si seguono diciamo, una strategia e un piano di trading veramente ferri. Vi faccio un esempio per farvi capire. Se io ho una perdita stabilita dell'1% del conto, che è la media che io uso,
Se io perdo questo 1%, io non devo più tradare, passa quello, cioè a costo di farmi venire la bile, voi dovete aspettare il giorno successivo. Il problema di questa strategia principalmente risiede nella testa, nel psicotrading. Se non siamo in grado di aspettare ciò per cui ciò che noi abbiamo stabilito, perché nel trading qualsiasi tecnica vogliate applicare, che sia il Renko di Gupta o l'uso del Kot di Han o l'uso dell'Ichimoku di Riccardo Zago, possiamo nominare tutti, ma se non rispettiamo gli stop e un piano di trading, nessuna tecnica può funzionare. Quindi lo scalping è qualcosa di veramente bello, intuitivo. Però per farlo dovete imparare, io vi darò le linee guida, chiaramente il corso è diviso in 4 giornate, la giornata puramente teorica, una giornata con l'apertura europea dove vediamo in tempo reale come analizzare i mercati e come fare gli ingressi. Chiaramente sarà una giornata molto interattiva, un paio d'ore, perché dovrò spiegare i punti chiave, come calcolarli, eccetera, eccetera. Poi faremo una sessione americana, chiaramente apertura americana, cercherò di scegliere i giorni, verranno poi comunicate ogni settimana, per fare in modo di avere un minimo di volatilità a disposizione per vedere un poco come lavorano le manoforti, e un'ultima giornata chiaramente necessaria per rivedere domande, idee, eccetera. In ogni caso, ripeto, quello che andrete a imparare non vi servirà esclusivamente per le scalping, sarà qualcosa che vi servirà per il futuro. Non andremo a insegnare, questo lo devo specificare, perché è molto più complicato il market, il volume and profile, il book, queste sono cose molto più avanzate. Quello che vi vado ad insegnare è fare la stessa cosa, solamente utilizzando un grafico pulito. È un grafico è un indicatore di volume. Indicatori oscillatori io non li uso, vi darò giusto alcuni accorgimenti di medie, ma sono un plus. Io uso grafici puliti, cioè realmente vi cambierà la vita, perché capirete che effettivamente la forza dei volumi sta nel fatto che voi lavorerete dal lato di chi sta manovrando il mercato. Cioè, noi non faremo, cioè io vi insegnerò a fare una cosa semplicissima. Andiamo a raccogliere le mollichine della scia lasciata dalle manoforti, perché loro lo sanno, i loro movimenti purtroppo lasciano delle scie anche molto grandi, e noi non dovremo fare altro che fare questo. Quindi, per concludere, vi insegnerò a quello, come diceva Wyckoff, no? Vi insegnerò a leggere quello che dice il mercato e non quello che pensiamo noi o quello che qualcun altro vi sta dicendo. Questa è la cosa più importante. Io personalmente vi dico, da quando ho capito questa cosa, la mia vita è cambiata. Cioè, giusto per farvi capire, ho comprato una Ma casa e vivo qua in Spagna, dove, giusto per chiudere, Luca, c'è il sì, 60% di no, qui. situazione dove vivo. Cioè, non è che sto vivendo, cioè vivo in un posto dove non c'è lavoro, c'è solo per il turismo, c'è solo per l'indipendente pubblico. Ma comprarsi una casa con il trading non è da poco. Non perché voglio dire sono milionario, non lo sono, vivo molto bene ma non sono milionario, però voglio farvi capire che se uno ci mette passione e si impegna, può fare veramente tanto. Io vi porterò tutta la mia esperienza. Luca è stato così gentile da invitarmi a fare parte di questo grande gruppo che è Investire.biz, dove ho conosciuto tutti gli altri colleghi veramente bravi, per cui essere parte, diciamo, di questa grande famiglia non può che farmi piacere. Ecco, il mio ritorno, tra virgolette, in Italia non poteva che essere migliore. Grazie. Bene, 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 grazie a te. Chiaramente, appunto, tutto il lavoro fantastico che hai fatto tu sullo scalping mancava in investire.biz, quindi siamo ben contenti di accoglierlo. Quindi, adesso passiamo alla parte operativa. Vi ricordo che tutte le informazioni del corso le trovate sul sito web, nella sezione webinar e corsi, in particolare appunto c'è la pagina corso di scalping sugli indici. Allora, ve lo dico subito, il corso costa tanto perché è un corso veramente che come questo non lo trovate da nessuna parte. Quindi costa tanto perché vale veramente, veramente tanto. Giancarlo, sono praticamente mesi che sta preparando tutto il materiale, ha preparato
più di 200 slide che non so nemmeno come farà a far vedere, quindi mi raccomando, se volete fare questo corso, mettetevi in testa che vi dovete fare il culo, perché non è il corsettino di analisi tecnica che si trova gratis su YouTube. No, scordatevelo. Questo è un corso che dovete fare se avete veramente voglia di mettere energia in questa attività. Se pensate di fare un corso come questo, per poi provare una volta a settimana, una volta all'anno a fare trading, lasciate perdere e non buttate i soldi, ok? Quindi Erika mi chiede se comprarlo più avanti costerà sempre 600 euro. No, assolutamente, come tutti i nostri corsi, dopo costano di più. Quindi generalmente costano il doppio. Quindi abbiamo fatto un prezzo che secondo me io lo volevo far pagare di più, visto tutto il materiale che tra l'altro voi provate a cercare su internet tutti i nomi delle persone che vi ha detto Giancarlo, troverete qualcosa, ma non troverete tutto il materiale che c'è in questo corso. Quindi è un qualcosa di veramente inedito. E ce l'abbiamo solo noi. Quindi trovate tutte le info sulla pagina. Il corso, come diceva Giancarlo, è fatto di quattro sessioni che io temo, tra virgolette, che andranno ben oltre le 2 ore. E comincia la prima sessione, è alle ore 18. La prima sessione è teorica. Alle 20 il giorno 28, quindi avete ancora 2 giorni per iscrivervi. Per informazioni, qualsiasi cosa, come sempre, info chiocciola investire.biz. Tutte le domande che state facendo sui volumi, il broker e tutto quanto, a tutte queste domande verrà data risposta nel corso. Ok? Quindi, bene, perfetto. Quindi ragazzi, vi abbiamo detto tutto. Tra l'altro, a questo corso parteciperà anche il nostro mitico Marco Di Vita, che anche lui si è appassionato di scalping. Oramai c'è la febbre dello Anch'io, scalping da ovviamente, anch'io ci sto sono prendendo il suo assolutamente. commento, non l'ho capito se è polemico. Da quando ti abbiamo conosciuto a Rimini e ci hai fatto vedere quello che facevi, si sono appassionati tutti di scalping. Quindi, Luca, se mi ragazzi. permetti una cosa solo, perché evidentemente la devo specificare, ecco, poi sì, lo spiegherò nel corso. È chiaro che dovrete avere due piattaforme, una dei future e una dei CFD. Io vi dirò come fare, anche per risparmiare. All'inizio ci sono delle possibilità gratuite che potete usufruire, e poi nel tempo vi dirò come fare, perché chiaramente è normale, bisogna avere una piattaforma che mi mette a disposizione, ma i costi non sono così elevati, per cui non vi Ma ne preoccupate. parliamo nel corso, Sì, quindi vai senza problemi. tranquillo. Va bene, 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 bene. Grazie Giancarlo. Una cosa volevo aggiungere, sempre se Giancarlo ha tempo, magari prima di passare alla parte strettamente operativa, a me piace sempre ascoltarlo, visto che ha sempre qualche chicca macroeconomica e quindi se hai tempo e se non devi ulteriormente No, lavorare sul dimmi. corso. Sì, qualche chicca macroeconomica, insomma, parlando comunque di indici in generale. Ma guarda, io stavo notando una cosa, ecco, io faccio solamente una notazione, ecco, diciamo, in Spagna di solito mi chiamano per fare questi tipi di analisi perché ho una buona preparazione macro. Ecco, io volevo fare una nota tecnica sul fatto che se qualcuno lo conosce o non lo conosce, si vada a informare, si informi sull'indice Hindenburg-Hohmann, che è un indice che ci indica eventuali crash di mercato, così come il VIX è a minimi storici. Allora, anche Marco Di Vita lo ha detto nel suo corso, che a partire dal 20 di luglio c'è una possibilità di forti ribassi. Allora, io non voglio creare panico perché non ci sono ancora cioè, ci sono degli indizi, vorrei che se avete tempo andate a cercare quello che fanno questi due diciamo, indicatori, lo troverete su Investing, su Google, non c'è problema. Guarda, il VIX lo conoscete tutti e l'Hindenburg-Hohmann. Allora, io concordo con Marco perché c'è una possibilità, voglio specificare anche il perché. Allora, ho fatto uno studio qualche tempo fa che c'era una similitudine
tra la presidenza di Trump e quella di Ronald Reagan. Se qualcuno avrà tempo e voglia, noterà che il primo anno della presidenza Reagan cominciò molto forte e poi ci fu un annetto ribassista per poi avere una risalita bestiale fino all'87 quando ci fu il famoso crash dei computer. Ecco, questa è una cosa che feci vedere subito dopo il momento in cui Trump salì al potere. Effettivamente abbiamo diciamo, delle similitudini per un motivo semplice. Ecco. Trump come Reagan sono due figure un poco outsider, no? Figure atipiche diciamo, dei presidenti americani. Per cui qui vabbè, siamo in situazioni completamente diverse, però vorrei notare una cosa molto importante. Questo l'ha detto anche il fondo BlackRock, ecco, non sono solamente cose del farina del mio sacco. C'è una deadline che vorrei che seguiste tutti. Se Trump non riesce a lanciare la riforma fiscale, che è quella su cui il mercato sta puntando molto, entro il 15 agosto. Dovrebbe essere, diciamo, la deadline stabilita, è probabile che il mercato senta questo problema, a parte che poi c'è la Fed in mezzo, che è quella che comanda il mercato. C'è una mini battaglia, tant'è vero che Trump sta pensando di cambiare il presidente della Fed, che scadrà a breve, con uno, diciamo, suo preferito, perché per fare questa politica fiscale dovete ricordare che ha bisogno di un dollaro piuttosto debole, quindi ulteriori rialzi dei tassi. Questo si sentirà sicuramente dall'anno prossimo, non quest'anno, si sentiranno nel mercato, anche perché Trump non può fare una politica di tipo keynesiana, quindi molto espansiva, se non ha una moneta debole. Quindi il problema è abbastanza grave, per cui il mio consiglio, chiaramente sempre spassionato, è di stare molto attenti, soprattutto dalla seconda metà di luglio, perché se si dovesse attivare lo short, potremmo avere addirittura 6 mesi. Quindi fino a marzo 2018 al ribasso. Se ciò non accade, e questo speriamo sia la probabilità migliore, non dovremo avere ribassi che vanno al di sopra del 5-10%. Per cui vi voglio fare una riflessione molto semplice. Ricordate che una crisi alla Lehman Brothers, una crisi alle Torri Gemelle, non è più una cosa che il mercato si può permettere, perché in questo caso non fallirebbero solo le banche, ma fallirebbero anche gli stati. Quindi il disastro che hanno fatto le banche centrali verrà sicuramente riassorbito in un altro modo. Però dovete capire una cosa, che il mercato sconta sempre tutto. Quindi un consiglio che vi voglio dare è solamente questo: se per caso tra fine luglio e inizi di agosto o a settembre il mercato dovesse cominciare a girarsi forte, non cercate assolutamente di rimettervi long, perché una correzione di questo tipo potrebbe anche arrivare al 40%, e anche così il mercato continuerebbe ad essere rialzista. Quindi state molto attenti, perché questi eccessi si dovranno scaricare un bel po', che può essere quest'anno o l'anno prossimo. Un indicatore in più che vi consiglio di seguire sono i tassi della Fed. Quando i tassi andranno al di sopra dell'1,75, cominciate a preoccuparvi, perché il mercato in qualche modo lo sentirà. Quindi la tendenza è rialzista, come anche ha detto Marco Di Vita, sono molto d'accordo con lui. L'S&P potrebbe arrivare ai 2500 il prossimo mese, il DAX ai 13.200 punti, il Dow potrebbe toccare i 22.000 punti tranquillamente. Quindi, come vedete, ci sono le condizioni per piano piano ricominciare a salire. Purtroppo però ancora non c'è questo giro ancora confermato, quindi dovremo aspettare almeno 1 o 2 settimane. Il mio consiglio è aspettare che finisca questa correzione, avere la conferma del giro al rialzo, e da lì poter fare un ottimo trading. Sicuramente luglio può dare, diciamo, Riccardo, qualche bel guadagno su tutto l'azionario e anche sugli indici, l'oro e il petrolio. Ottimo, ottimo, bene. Già sapevo che era un intervento di qualità, come sempre. Grazie. Bene, 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 bene. Allora, dai. Giancarlo, grazie mille. Ci sarebbero tantissime domande per te, ma non abbiamo tempo. Mi raccomando, adesso vai, continua a prepararti, continua a fare un bel lavoro di preparazione sulle slide, che gli amici che decideranno di partecipare hanno delle aspettative veramente alte, quindi sono sicuro che insomma,
sarai in grado di reggere il peso di questo corso che sarà veramente impegnativo perché sono 4 sessioni, quindi insomma è davvero, davvero impegnativo per te e per chi Naturalmente, deciderà di partecipare. da parte mia offrirò tutta la professionalità e tutta la mia conoscenza e comunque ci tengo anche a ricordarvi che ho la mia collaborazione con Luca, investire.biz è appena cominciata, per cui da settembre ci saranno anche altre novità sullo scalping, per cui seguiteci, ecco che abbiamo molte cose da raccontare. Io ringrazio Riccardo e Luca per l'ospitalità, vi lascio alla loro analisi sull'azionario che c'è molto da dire sicuramente. Io ritorno al mio lavoro e io vi do appuntamento per chi vuole mercoledì alle 18 cominceremo. E qualsiasi domanda dovesse rimanere, chiaramente c'è la mail info@investire.biz e vi auguro a tutti una buona serata e una buona settimana di trading. Grazie per Ecco, l'ospitalità. grazie mille Giancarlo, ti salutiamo. Una cosa importante, come tutti i nostri corsi, tutte le sessioni verranno registrate e tutte le persone che appunto decideranno di aderire al corso semplicemente riceveranno anche la registrazione. Ok? Quindi mi raccomando, ancora diciamo la giornata di domani, cioè per iscriversi, mi raccomando, pensateci bene. Fatelo però solamente se volete veramente fare l'attività del trader come attività principale. Bene, 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 bene. Andrea mi chiede se potrà avere anche le slide. Guarda, c'è la registrazione, quindi la registrazione te la potrai vedere e rivedere tutte le volte che vuoi, così non ti perderai proprio niente e tutte le domande in tempo reale di tutti i partecipanti saranno registrate. Erika mi chiede se lo consiglio ai neofiti. Guarda, Erika, come ti spiegava Giancarlo, è una tecnica che va a spiegare come funziona il mercato. Quindi sicuramente se sei neofita farai un po' più fatica magari rispetto a qualcun altro che ha già più dimestichezza con i grafici, però come diceva Giancarlo non utilizza indicatori, non utilizza niente se non appunto i grafici con i volumi. Quindi si tratta di capire che cosa si ha davanti e il carattere sostanzialmente del mercato, che di fatto poi ci consente di capire quali saranno i futuri movimenti. Bene, ragazzi, trovate tutte le informazioni sul calendario corsi di investire.biz. Passiamo alla parte operativa, passo lo schermo al nostro mitico Riccardino, eccolo qua, un attimo, assegniamo il ruolo di relatore a Riccardo. Cosa ci fai vedere Riccardo oggi? Allora, beh, innanzitutto andiamo. Mi sentite bene? Sì, dovrebbe essere tutto ok. Ok, beh, innanzitutto volevo dare un'occhiata agli indici in generale, perché ci sono state diverse occasioni e comunque a mio avviso, come diceva Giancarlo prima, nel medio termine si potrà salire abbastanza bene. Voglio andare ad analizzare, come ho già fatto sul sito, ma magari molti di voi non l'hanno letto, l'indice, il FTSE 100, quindi l'indice inglese. Qui è una situazione estremamente interessante, infatti, come ho spiegato, possiamo vedere che la zona di 7.400 sta reagendo veramente molto bene. Guardate quante volte è rimbalzato, sin dal 18 maggio, ha funzionato molto, molto, molto bene da supporto, ha rimbalzato altre volte qui, anche nei giorni scorsi ha rimbalzato bene, oggi sembra voler ripartire. Pensavo che chiudesse con più forza al rialzo, ma con l'apertura dei mercati americani siamo un po' tornati indietro, ma adesso andiamo a vedere anche il Nasdaq che ha recuperato un po', comunque i livelli tecnici sono quelli, quindi non dobbiamo prendere paura perché comunque una volta rotto il livello possiamo chiudere la posizione o chiudere metà della posizione per attendere nuovi spunti rialzisti. Guardate comunque anche questo livello
precedentemente come funzionava la resistenza. Non vado a vedere più indietro perché questi sono i massimi storici. Con questo voi dite, ma allora è un po' rischioso comprare qui? Può essere rischioso, però sappiamo che abbiamo degli ottimi rapporti rischio-rendimento, perché comunque se ci dovesse essere ulteriore forza andremo, a mio avviso, a rompere i massimi precedenti e di conseguenza la salita potrebbe durare diverso tempo. Altrimenti, una volta rotto questo supporto, pazienza, chiudiamo la posizione. E che cosa facciamo? Semplicemente attendiamo un nuovo spunto tecnico per andare ad operare sui mercati. Molto bene, e detto questo, non ho altro da aggiungere sul FTSE 100. Voglio vedere il Nasdaq, perché siamo ritornati nella zona interessante, che era quella di, adesso lo vado a prendere subito. Andiamo a prendere il Nasdaq, che è altrettanto interessante. Eccoci qua. Ok, vado a levare Ichimoku. Andiamo su un grafico pulito. Bene, 5.777 è stata la mia entrata. Quindi su questo punto qui andiamo a tracciarlo e vediamo subito che anche nel passato ha funzionato estremamente bene. Qui è stata rotta con forza. Guardate qui invece come ha funzionato bene. Quindi, anche quest'oggi c'era stata un'ottima occasione, vi stavo dicendo di aver recuperato, infatti lo possiamo vedere magari anche più da vicino. Quindi, che dire, questo supporto a mio avviso è estremamente interessante e la stagionalità sembra essere rialzista. Su tutti gli indici, su tutte le history, ovviamente usando il nostro software forecaster, andiamo a fare un semplice esempio, poi andiamo a vedere anche tutti gli altri cambi, scusate, tutti gli altri strumenti, perché comunque abbiamo diverse richieste. Andiamo a fare la previsione quindi del Nasdaq, facciamola di breve termine, giusto per capire l'andamento nei prossimi giorni, il possibile andamento, ovviamente il forecaster ci viene sempre in aiuto dopo che abbiamo fatto uno studio tecnico. Ricordiamoci comunque che operare con semplicità possiamo vedere che funziona sempre, perché questo è un semplice supporto questo statico. È stata una cosa che volevo dire, perché in questi giorni ho lavorato fianco a fianco qui da Malta con Riccardo e ci siamo concentrati sul fare le cose semplici. Abbiamo fatto un po' di analisi tecnica, Riccardo ha applicato Ichimoku. Assieme abbiamo guardato la stagionalità, che cosa diceva, senza complicarci troppo la vita, e devo dire che senza voler strafare, senza per forza andare ad operare su uno specifico strumento, ci siamo limitati a tradare le cose semplici dove tutto quadrava, e devo dire che abbiamo fatto una settimana alla grande. Quindi veramente voglio condividere con voi questo pensiero di questi giorni che con Riccardo abbiamo fatto. Facciamo le cose semplici, abbiamo degli strumenti potentissimi che sono i grafici, molto semplicemente, e la stagionalità con il forecaster. Utilizziamo queste cose per portare le probabilità a nostro favore. Assolutamente, e infatti sono molto contento di aver lavorato con Luca durante questa settimana, durante la scorsa settimana, perché abbiamo fatto veramente, veramente un bel lavoro. Abbiamo trovato molti punti in comune a livello tecnico, a livello stagionale, semplicemente ci siamo messi in posizione con degli ottimi rapporti di rischio-rendimento. Se dovessimo prendere lo stop, comunque l'analisi fatta era sensata, gli stop e i target erano sensati, quindi questo è il lavoro del trader, fare delle analisi che abbiano dei buoni rapporti rischio-rendimento, ovviamente con il rendimento è abbinato anche il rischio, che può sempre portarci a un possibile stop loss. Comunque, ritornando su questo grafico, cosa abbiamo? Innanzitutto questa candela è molto molto interessante, la candela delle ore 17, siamo su time frame orario e vediamo che questa è una buona candela di indecisione, e a mio avviso se il prezzo alle ore 19 dovesse chiudere al di sopra dell'area di 5.793 potrebbe essere sicuramente un punto interessante per una prosecuzione del trend, almeno fino ai massimi precedenti. Poi io penso che potremo continuare verso l'alto, quindi allarghiamo un attimo il grafico, siamo su un 4 ore, a mio avviso ai massimi precedenti ci possiamo arrivare. Magari ci metteremo un po' più di giorni, ma guardate,
A mio avviso questo supporto è veramente molto molto interessante. Spero che comunque molti di voi abbiano colto questo spunto, perché era da parecchi giorni, insomma, che lo dicevo. Non nascondo il fatto che avevo provato un piccolo short a questi livelli a 5770, inizialmente è andato bene, poi vedete è stato rotto questo punto e allora ho detto pazienza, ho perso un po', semplicemente adesso attendo nuovi segnali per posizionarmi a rialzo, ed è quello che ho fatto, e per ora siamo in perdita, siamo un po' in profitto e manteniamo le posizioni. E attendiamo nuovi spunti, magari anche per incrementare la rottura di nuovi massimi. Comunque questo lo vediamo sempre durante le giornate qui sul sito investire.biz con tutti i vari aggiornamenti. Anche per questo stiamo lavorando veramente molto per offrire sempre più spunti molto semplici, come abbiamo appena detto, per tutti quanti. Infatti, vedete che Luca si concentra anche più sull'azionario. Io cerco di concentrarmi sia sulle materie prime o indici o comunque Forex, facendo sempre queste analisi Allora, direi che estremamente semplici. perfetto, perfetto. Infatti, ci stiamo dividendo i compiti in maniera egregia. Sicuramente avrete visto anche un incremento proprio della quantità di articoli e spunti operativi sul sito. Detto questo, andiamo a vedere euro-dollaro, perché siete in tantissimi a chiederci. Oggi ho visto Riccardo picchiare la testa sul computer, perché veramente per meno di un pip, perché davvero per meno dello spread, non è entrata la posizione al rialzo. Anche qui un'analisi fatta con analisi tecnica, stagionalità e tanto tanto buon senso. Vai Riccardo, facci vedere. Sì, proprio qui infatti lo potevamo leggere anche sull'articolo che ho postato proprio oggi in giornata. Cosa vediamo? Qui, trend line rialzista, la settimana a livello stagionale era rialzista, ve lo faccio vedere da questa semplice immagine, eccoci qui. Questo rappresenta la stagionalità secondo il forecaster nel corso di questa settimana, precisamente la settimana 26. Quindi su diverse history potevamo andare tranquillamente, andiamo al rialzo, quindi tendenza rialzista. Molto semplicemente i punti di entrata erano long da 1,1170 e secondo da 1,1160. Per quale motivo? Adesso lo vediamo subito sui grafici. Eccoci qui, ci spostiamo. 1,1170 per quale motivo? Molto semplicemente perché questo era un supporto statico estremamente interessante. Infatti, se andiamo a zoomare anche su un'ora o anche su un 5 minuti, possiamo vedere che sfortunatamente il nostro livello di 1,1172, perché se guardate bene l'immagine, la linea era poco sopra 1,1170. 1,1172 è stato colpito, però per lo spread, che per le commissioni, insomma, del broker, non siamo entrati veramente per poco. Però resta comunque una soddisfazione, perché l'analisi che abbiamo fatto era sensata ed è andata dalla parte giusta. Poi c'è stato un cavricato. Soddisfazione un cazzo, a me mi girano i neuroni quando per lo Vabbè. spread non entro, però vabbè, dai, diciamo che siamo soddisfatti, via, diamoci questo contentino. Ma non è detto, magari ritraccia ancora, mi entra l'ordine. E più in basso un altro supporto tecnico interessante, sempre 1,1160. Tutto questo supportato dalla trend line, che è la nostra linea guida per lo stop. Inizialmente ho impostato uno stop molto vicino, comunque in area 1,1140. Ovviamente alla rottura bisogna un attimo analizzare bene il prezzo, come si sta comportando, e agire di conseguenza. Target poco sui massimi precedenti, qui in area 1,1280, 1,1270. Molto molto interessante, e per ora stiamo andando alla parte giusta. Spero che mi entri l'ordine, perché a mio avviso a questo target ci potremmo arrivare. Comunque, come vedete, sono tutte analisi di breve e medio termine, che stanno comunque andando dalla parte giusta, almeno per ora. Quindi siamo veramente molto molto soddisfatti. Qualcuno mi chiedeva GBP USD. Se non sbaglio, dalle domande, scusate un attimo che do un'occhiata. Sì, qualcuno mi chiedeva GBP USD, andiamo a vederlo. Questo non l'avevo analizzato. Luca, so che non so se avevi operato tu su questo cambio valutario, non ricordo bene.
No, Comunque. su questo cambio ho fatto uno short stamattina dal letto, ma semplicemente per noia, perché mi sono svegliato perché ho sentito dei rumori, non avevo niente da fare, ho detto vabbè, dai, facciamo un'operazioncina, ho fatto un'operazione short che è lì ancora. Sì, comunque qui vediamo dei massimi e dei minimi decrescenti, le zone interessanti le possiamo vedere qui, vedete tante linee, ma perché ho fatto un'analisi accurata e sono andato ad approfondire vari aspetti anche con gli indicatori Ichimoku, ho calcolato i target che funzionano alla grande come sempre. Comunque qui il trend è ancora ribassista, se dovesse ritornare nuovamente in area 1,2780 ancora meglio perché io prenderei in considerazione una piccola posizione ribassista con uno stop alla rottura di questo punto, ovviamente sul giornaliero, scusate, confermata, e i target poi li ho qui in figura. Per chi mi segue alle sessioni sa bene che queste linee tratteggiate in blu e in rosso, no scusate, tratteggiate, queste linee sono molto molto interessanti e funzionano da supporto da resistenza oltre che da target, perché principalmente funzionano come target, poi in base a come si comporta il prezzo capiamo se sono anche dei possibili supporti o delle possibili resistenze, in questo caso comunque supporti. La stagionalità in questo caso, beh, possiamo tranquillamente andare a vederla, cosa dice Luca? Andiamo a vedere che cosa dice il forecaster per il Certo. prossimo periodo. Possiamo andare tranquillamente da metà giugno a metà luglio e analizziamo le varie istri, giusto per avere un'idea di breve. Qui vediamo sull'istri a un anno una tendenza mediamente ribassista. Questo ribasso è il ribasso dell'anno scorso dato dalla Brexit, quindi aumentiamo un po' la media. Vediamo che comunque da qui la tendenza continua ad essere ribassista. Scorriamo, andiamo a dare un'occhiata a un 7 anni, la stessa cosa. Quindi mediamente vediamo che a livello stagionale in questo periodo si potrebbe scendere. Qui notiamo un piccolo ritracciamento che potrebbe essere uno dei ritracciamenti che ci porterà al punto magari di 1,2780 che abbiamo visto prima per provare un secondo short. Vi ricordate la settimana scorsa ne avevamo provato un altro, portato a casa a parte del profitto sui minimi precedenti e abbiamo fatto una buona operazione. Infatti Luca, Ecco, grazie per l'aiuto. la cosa che mi piace molto di come utilizza il forecast Riccardo è che lo usa in maniera blanda. Prima fa l'analisi tecnica, prima studia il grafico, dopodiché usa il forecaster come conferma. Io mi trovo molto bene con questo modo di utilizzarlo proprio perché a mio avviso va utilizzato così. Non è estremamente corretto cercare troppa precisione, ma appunto bisogna basarsi sulle tendenze. Quindi vi invito a seguire gli articoli che sta facendo Riccardo perché sono veramente molto molto interessanti. Ti ringrazio Luca, poi ovviamente non è che possiamo beccarci sempre, però comunque quando andiamo a fare un'analisi tecnica anche abbastanza semplice, poi io uso anche i miei target che sono ovviamente il punto chiave per la mia operatività. Questi li spiegherò proprio venerdì al mio corso. La seconda parte, anch'io divido il corso in tre parti perché è abbastanza lungo, sono abbastanza concetti. All'interno di questi concetti c'è anche questo calcolo dei target. Detto questo, comunque, GBP/USD, chi me lo chiedeva, io vedo comunque un ribasso. Ritorniamo velocemente sui grafici. Io vedo un ribasso e dei target, a mio avviso, abbastanza interessanti, li troviamo in zona 1,25. Possiamo anche allargare il grafico, vediamo che nel passato questa zona 1,2550, 1,25 ha funzionato molto bene. Però penso che possiamo arrivarci. Se invece lo guardiamo un po' più da distante, vediamo, e analizzando semplicemente le trend line, che cosa vediamo? Che questa trend line, valida, perché guardate come ha funzionato molto bene, è stata rotta. E ci potremo anche indirizzare alla trend line successiva. Quindi qui basta semplicemente analizzare il prezzo quando arriva su queste linee che ho trattato, che ho tracciato, in modo tale da capire se vengono rotte con forza o se ci sono dei rimbalzi, comunque tutte analisi che penso siano molto semplici. Bene, 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 GBP/USD bene. non avrei altro da aggiungere. Luca, se vuoi far vedere un po' di spunti che hai dato anche Sì, sull'azionario, che ho visto allora, sono molto interessanti,
ti lascio la Proprio parola. come diceva Riccardo prima, mi sono riuscito, grazie al fatto che gran parte del lavoro sul Forex e sugli indici l'ha fatto lui, riuscito a concentrarmi molto sulla parte azionaria. E so che tanti di voi sono appassionati, alcuni di voi invece guardano ancora l'azionario un po' così, con gli occhi un po' storti. Però devo dire che ci sono veramente delle belle, belle occasioni. Nella fattispecie vi voglio far vedere un trade che secondo me è ancora possibile fare, nonostante noi siamo entrati a mercato oggi e siamo già un pochino in profitto, su Daimler. Questo titolo, appunto, casa automobilistica che tutti quanti conosciamo. Anche qui che cosa abbiamo fatto? Abbiamo applicato la semplicità. Guardate qui, una semplice analisi con una trend line, un calcolo chiaramente ciclico sottostante che abbiamo fatto e molto semplicemente che cosa vediamo? Guardiamo qua, molto molto semplice. Vi faccio vedere con anche l'utilizzo della pennina. Abbiamo una trend line che parte dai minimi di luglio. Segue passando per i minimi di dicembre, viene definitivamente rotta ad aprile, con una conferma, una grande candela che rompe proprio questa trend line. Arriviamo a scendere fino al livello, appunto, che vediamo qui al di sopra, appena sopra 66, dove cadono i prezzi. Non è un caso, i prezzi cadono esattamente sui massimi precedenti. E guardate qui che cosa è successo. I prezzi ora si stanno muovendo al di sotto di questo livello, quindi quello che era un supporto sembra essere diventato una bella resistenza. Guardate le ombre, imparate a vedere come si muovono i prezzi. Come diceva Giancarlo, non guardiamo solamente il grafico come ce lo vogliono far vedere, tra virgolette, ma vediamo quello che succede. Guardate qua, abbiamo un massimo. Qui viene rotto, i prezzi passano al di sopra e guardate su questo livello che cosa succede. Ombre, 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 ombre. I prezzi tornano al di sotto e qui abbiamo proprio una zona dove assolutamente è possibile shortare. Perché è molto interessante questo tipo di operatività sugli indici? Perché chiaramente, scusate, sulle azioni, perché possiamo trovare delle azioni che sono decorrelate dall'indice e in questo caso vediamo un'azione che sta facendo particolarmente peggio del mercato generale, quindi dell'indice DAX. E in questo caso abbiamo un titolo che con buone probabilità arriverà a chiudere questo gap, lo vediamo qua, e quindi abbiamo una posizione che potrebbe portarci delle soddisfazioni anche se il mercato dovesse salire, oppure se dovessimo sbagliare l'analisi fatta nel medio termine al rialzo sugli indici, saremmo comunque posizionati al ribasso su un titolo che a livello grafico sta facendo vedere particolarmente la sua debolezza. Quindi davvero molto molto interessante tutto questo lavoro che stiamo facendo sui titoli. Tra l'altro, tutti i segnali operativi sui titoli li trovate. Quelli di trading chiaramente li trovate su investire.biz aggiornati tutti i giorni. Diverso è il portafoglio invece che stiamo portando avanti di investimento sulle azioni e in questo caso chiaramente tutta un'altra questione. Qui basiamo tutto quanto sull'analisi fondamentale. Però ecco, ci tenevo a farvi vedere questo grafico proprio perché stiamo lavorando con cose semplici ma che funzionano. Quindi mi raccomando. Se vi interessa, chiaramente replicare questa operatività la trovate sul sito. Cosa molto importante per chi ancora non avesse il conto, dato che per fare trading, per fare soprattutto questi short, serve un conto con un broker serio e affidabile. Ricordatevi, se volete aprire un conto attraverso passando per investire.biz, avete tanti vantaggi che trovate qui nella sezione formazione trading, utente premium. Ricordatevi che se aprite un conto passando per il nostro tramite avete un sacco di vantaggi e tanti dei nostri servizi sono gratuiti. Bene,
Poi una informazione di servizio, qualcuno vedevo che non riusciva più a raggiungere le nostre pagine personali per vedere tutti i nostri articoli, è molto semplice, guardate, se cliccate sul nome, per esempio qua cliccando su Luca di Scacciati, andate sulla mia pagina personale, ecco qua, ma soprattutto dall'home page. Potete trovare tutte le pagine personali dei vari esperti. Se volete andare, per esempio, su quella di Riccardo, cliccate su Esperto Ichimoku e trovate la pagina di Riccardo Zago. Eccola qua. Cliccando trovate tutto con il suo servizio Trading con Ichimoku e tutti i contenuti che ha fatto appunto su investire.biz. Bene, 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 bene. Quindi, insomma, abbiamo E delle io belle. ti sto raggiungendo, non manca tanto, ti prendo, Luca. Ah, vediamo, perché qui c'è la classifica con i punti, Riccardo è 175, io sono a 202, ma è dura prendermi, perché a me piace fare articoli su investire.biz. Bene, 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 bene. Allora. Avevi fatto anche un altro spunto estremamente semplice, come stiamo cercando di lavorare ultimamente su Adidas, che Sì, il prezzo esatto. è proprio rimbalzato alla perfezione su quel punto, Lo andiamo a vedere, guardate, in questo e lo sta caso, anche ritracciando. esatto, in questo caso stiamo lavorando su un grafico a un'ora sul titolo Adidas. Siamo entrati proprio da pochissimo, infatti in questo caso abbiamo una posizione che è leggermente in perdita, vedete, su Adidas, e Però quindi tra comunque siamo su l'altro. grafico orario, quindi Esatto, ovviamente. esattamente. Anche qui stessa cosa, a livello giornaliero ci piaceva questo titolo. E scendendo di time frame, non abbiamo fatto nient'altro che individuare una zona dove c'è stata una forte pressione di acquisto, individuabile chiaramente dalle ombre, e in questo caso ci siamo sentiti di entrare long qua, puntando su una continuazione al rialzo, e dopodiché trovate tutti i livelli sull'articolo appunto che trovate su investire.biz. Bene, allora ragazzi, torniamo a vedere velocemente il calendario corsi perché, come al solito, troviamo tutto qui. Il giorno 28 c'è il corso con Giancarlo che ci ha presentato prima, dopodiché il giorno 30 c'è la seconda sessione del corso Ichimoku con il nostro mitico Riccardino. Bene, ragazzi, scusate se non abbiamo risposto a tutte le domande, ma questa sera eravate veramente in tanti e il tempo, come al solito, vola. E bene, a posto così, se avete qualche domanda per qualsiasi cosa, info@investire.biz, vi daremo assistenza in frettissima. Grazie Riccardo per essere stato qui. Grazie, grazie a te Luca. Anche io mi scuso con le numerose persone a cui non siamo riusciti a rispondere, però veramente eravamo in molti e soprattutto molte persone erano attive. Vi invitiamo proprio a scrivere a info@investire.biz e cercheremo di aiutarvi nel miglior modo possibile. Con questo vi auguro una buona serata e ci vediamo domani sul sito. Ciao a tutti, buon trading! Ciao ciao.